Secondo me, diciamo, la risposta a questa domanda è nel fatto che molti dei ragazzi erano qui. So che sono stati fatti eventi analoghi in altre università e non hanno avuto questo esito. Invece qui l'aula Pessina, che è un'aula molto capiente, era aggrimita. I ragazzi in questo periodo non studiano, quindi hanno parecchie cose da fare. Il fatto che siano venuti qua, peraltro senza crediti, significa che hanno scelto di frequentare questo pomeriggio con noi, il che significa che l'argomento interessava e peraltro sono rimasti fino alla fine. Guardi, io non sono proprio un'esperta di queste cose, quindi non glielo so dire, non capisco che cosa significhi nel panorama comunicativo. Io penso che le cose che sono state dette da alcuni in maniera molto chiara e i ragazzi le hanno capite. Peraltro i ragazzi vivono sui social e quindi per loro avere un convegno che gli spiega che internet è anche uno strumento di insidia li fa riflettere. E in più li fa riflettere sul fatto che quello che loro rendono visivo oggi potrebbe un domani essere nocivo per loro. Quindi diciamo è un'occasione di riflessione parlando di cose che potrebbero sembrare anche leggere, ma che leggere non sono. Quindi è ben accettato dal pubblico dei giovani, non è il solito convegno giuridico pesante. Questo no. Sull'effetto che ha sui ragazzi, io li vedevo interessati a talune delle nostre provocazioni. Ripeto, li fa riflettere, il che è fondamentale perché l'università deve essere un luogo che genera una domanda su quello che viviamo e non stiamo facendo un convegno su una cosa dell'archeologia giuridica, stiamo facendo un convegno su quanto possa essere pericolosa la vita in rete, che poi è la vita di quasi il 50% del tempo dei ragazzi.